Bassoli, voi parlate di dati del 2019 relativi all'ospedale di Pescara non corretti, non corrispondenti alla realtà. E di questo avete parlato questa mattina in conferenza stampa qui a Pescara. Sì, ci riferiamo a un report pubblicato nel 2021, a marzo 2021, che si riferisce al dato dei ricoveri di ciascun reparto dell'ospedale di Pescara nell'anno 2019, cioè dati non falsati dalla pandemia. In realtà però, come hanno scoperto le associazioni dei pazienti e degli utenti rappresentati oggi da Fiorella Cesaroni, troviamo dei dati completamente sbagliati rispetto a quelli che sono stati comunicati, quindi un tracciamento che ha avuto una battuta d'arresto forte, 6.000 ricoveri in meno nel 2019 rispetto al 2018, 30% dei ricoveri in meno, alcuni reparti che addirittura risultano con zero ricoveri, come per esempio la stroke unit, come per esempio la chirurgia maxillofacciale, che pure sono dei reparti importanti per il riconoscimento del DEA di secondo livello. Noi vogliamo chiedere con un'interpellanza prima di tutto come è potuto succedere una cosa del genere, di correggere questi dati, in che maniera questi dati hanno influito sulla programmazione finanziaria, economica, di personale, della stessa apertura di alcuni reparti, e poi vogliamo capire se la rete ospedaliera è stata costruita su questi dati a ribasso presso la ASL di Pescara.